Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui di nuovo con il nostro mitico Pasquale, il nostro italiano che ci rappresenta alle Olimpiadi. Insomma, va bene, in un modo o nell'altro ci prova a rappresentare. Certo, lo dobbiamo livellare, si sta allenando, sta partecipando a tutto. Deve essere un tutofare praticamente, però pian piano cerchiamo di allenarlo per bene. Quindi oggi torniamo con il nostro mitico Pasquale. Mi raccomando, voi come sempre lasciate like e condividete per supportare serie e canale. Allora, andiamo con il nostro atleta, perché adesso lo modifichiamo un pochino, signori. Abbiamo sbloccato qualcosina per quanto riguarda, cioè almeno abbiamo dei punti disponibili, utilizziamoli. Vediamo un pochino, modifica dettagliata. Allora, tipo di abilità, andiamo a mettere, vediamo un pochino, c'è anche della tecnica, perdiamo un po' di potenza e velocità, però la tecnica potrebbe servire magari in qualche, vediamo un pochino. Allora, sblocchiamo questo. Tecnica. Cambiare abilità. Ah, si cambia. Cioè, si spende anche per cambiare. Va bene, ci stiamo, ci stiamo. Secondo me, come era prima, era un po' più bilanciato perché ti toglieva poco per le altre cose. Ma va bene, perché la tecnica oggi, signori, la voglio utilizzare per il tennis da tavolo. Singolo, singolo. Da solo, lui va sprezzante del pericolo contro tutti, il nostro buon Pasquale, che come detto supportate, poi lo ritroveremo anche in live sull'altro sito, quindi non vi perdete neanche le live. L per spostarti, R per colpire con la racchetta, la palla andrà nella direzione in cui inclini, attenzione. Per eseguire un tiro speciale mantieni L1 R1, poi usa R per colpire la palla quando l'indicatore è pieno. Vediamo un po' l'indicatore, vabbè, sì, si può fare. Si può fare, ma insomma, mo vediamo. Ricordiamo però che insomma, velocità di movimento, rotazione, smash, attenzione. Lui è esordiente, noi siamo una stella nascente, astro nascente. Guarda la rotazione. Smash e velocità di movimento un po' così. Secondo me forse velocità di movimento poteva andar bene, però lascia fare che lui. Vai, astro nascente. Facci sognare. No, non è vero. Non l'aveva presa prima. Fermi tutti. Partita. Servitore. Tacchete. Allora, a parte che quell'uomo sta prendendo palline che... Non è vero. Nair va a pareggiare. Spero che non sia... diciamo complicato e lungo come il tennis normale. Vai così, vai Pasquale. Guarda che tenuta, tra l'altro. Ne vogliamo parlare? Rischi di Pasquale. Boom. Ma perché va liscio? Vai di tecnica, vai di spin. Ci teniamo il punto bonus. 3-3, palla al centro. Attenzione, anche lui ha caricato. Bravissimo. Oddio, in realtà ho provato a fare il coso bonus, ma non ci sono riuscito, quindi un altro. Vai Pasquale. Allora, non è vero, l'aveva presa di panza probabilmente, ma in ogni modo l'aveva presa. Guardalo lì che in tecnica. Bisogna angolare bene. 6-4. Match point per il nostro Pasquale. Attenzione, il nostro avversario è on fire. Madonna che liscio che sta a fa Pasquale. Papim! Madonna, ma una fucilata in petto ha tirato. Ma no, ma Pasquale, con quale batosta sui denti? Eccolo lì! Si vola in semifinale, signori. Grande l'astro nascente. Guardalo, che uomo.
col suo racchettino. Bravo Pasquale, bravissimo, bravissimo. Avanza alle semifinali, c'è tensione comunque. Diciamo, dopo aver colpito la pallina... Cioè, no, aspetta, fammi leggere, se no non capiamo i... Guarda lì il giudice comunque come professionale. Semifinali, attenzione che qui andiamo... Finlandia, insomma, vediamo. Kilonen. Inizio al servizio l'astro nascente. Bravo l'astro nascente, guarda come va di effetto l'astro nascente. I rischi dell'astro. Guarda come li facciamo. Li impalliamo in un punto. Cambia tutto. Vai tutto di tecnica. Nonna, che tensione. Che tensione. Grande Pasquale. Si sta allenando, sta capendo il meccanismo. È lì sul pezzo. Guarda, madonna mia che trambata che ci ha tirato. E niente. Guarda, è tutto capello, è tutto capello. Tim. Pam. Pom. Ma con quale azione evasiva? Attenzione. Aia. Prendilo. Bravissimo, bravissimo. Vabbè, almeno non è morto, scusate. È già un passo avanti, no? Colpo speciale. Patapim. Fantastico, 3 a 3. Aveva ribaltato la situazione. C'è veramente tensione qui. Dove si... Madonna. Ma no, ma dai. Eravamo lì, aveva segnato. Se l'è fatto mangiare così il pedone. Mamma mia, che stile. Che uomo, che occhiale. Che classe. Ribalta la situazione, Pasquale. Ci prova. E quindi oh! 6-5. Match point. Attenzione. Fate il tifo. Fate il tifo per Pasquale che è lì. Va in finale. Si vola a Berlino. Non è vero, siamo sempre a Tokyo, ma va bene uguale, eh. Comunque si va in finale. Che uomo, che uomo. Signori, un oro, riusciamo a prenderlo? Non sui denti, magari. Proviamo. Attenzione, la finale sarà... Ah no, pensavo qualche coreano, cinese. Gli orientali sono molto bravi a ping pong, molto veloci, agili. Invece contro l'Austria... Madonna mia! Ma questo è un bodybuilder, questo ci tira una mattonata, ci asfalta quest'uomo lì. Grande astro nascente, attenzione! Guarda come va di rovescio. Là! Oddio, ricordiamo che parte sempre molto bene il nostro Pasquale, poi però... Vabbè, però è necessario che ci portiamo sfiga da soli? Dobbiamo per forza gufarci? Oh, così... Colpo secco, colpo secco. Rotea Pasquale, rotea. Bravissimo, di tacco punta. Guardalo lì. Vedi che angolazione. Questa è la tecnica, signore, questa è la tecnica. Guardalo lì. Guarda che tecnica. Tecnica però un po' meno di velocità forse. Quella ci manca un pochino, attenzione. Porco due, Pasquale. Ma che è? Ti sei fatto... ribaltare in un attimo. Guardalo. Mi sono spostato. Sbagliato. Mi volevo piazzare. Mi sono piazzato. Ma male. Porco due. Ha ribaltato la situazione quest'uomo qui. No vabbè, è fatto a po'. No. Non ci sto. Ci ha asfaltato. Ci ha asfaltato. Porco due. Colpo speciale. Putum. Non è vero.
Dai, no, non ci sto. Ma non si può arrivare alla finale e farsi ribaltare così. No, sono tristissimo, signori. Pasquale non porta la pagnotta a casa, però l'abbiamo mandato alle Olimpiadi per fare cosa? Scusate. Per carità, ha preso un argento, ma... Ma dai. Ma che tristezza. Argento, comunque, ce lo teniamo, va bene così. Allora, la tecnica ci può servire per il judo. Secondo me la tecnica judo... Momena le mani, momena le mani. No, no, vabbè, aspetta, aspetta. Voi aspettate. Aspettate, non so quanto, ma lasciate fare. Judo, pronti. Allora, premi X per afferrare il bavero del tuo avversario. Sebbene sia una presa a distanza ravvicinata, ti renderà meno esposto. Premi E per afferrare la sua manica. Questa presa ha un raggio più ampio di quella precedente, ti renderà più esposto, però. Ok, questo è più complicato. Prima precedente io dovrei aver effettuato una presa del tuo avversario per muovere la linea bianca lungo l'indicatore d'azione. Fermati sul rosso per ottenere un Ippon e sul blu per un Wazari. Non ce la farò mai. Prendo il tasto velocemente, la tua energia diminuirà. Se il tuo avversario riesce ad eseguire una presa quando non hai più energia, guadagnerà automaticamente un Ippon. Qui gli esperti magari capiranno, io non so. Quando l'indicatore di squadra rappresentato da un'icona a forma di fiamma è pieno, premi R1 per eseguire una presa aerea o un contrattacco. L1 quando l'indicatore dell'abilità speciale è pieno per eseguire una presa speciale e ottenere un Ippon. Solo il tuo atleta può farlo. Vabbè, signori, proviamo. Mo vediamo. No, non è che abbia capito granché. Guardali, ma squadre, eh? Come funziona? 4 contro 4? Rissa? Singapore. Attenzione, Singapore, sensiva. Ma io Oddio, ma io sono Milani? Presa, il bavero. Premi. No, non ce l'hai fatta. Preso la manica. Ho sbagliato tantissimo. Arco 2. Aspetta, stiamo cercando di capire. Attenzione, lo prende al bavero. Wazari. Ma scusa. Ma se ferma Milani. Ma Milani con quale pregiudizio, tra l'altro. Ok. Patapim. Ok, ok. Ci sta. Sì, però se non... Pim! Vai di Ippon. Sotomayor. Bravi tutti. Attenzione, si cambia. Ruggero. Attenzione. Assada. Quella. Iatata. Quasi, quasi. Però ce l'aveva quasi fatta. Ruggero. Ci prova di nuovo. Tacco punta. Ippon. Ippon sott'olio. Presa aerea. Bravi. Ola. E va a vincere 2-0 per l'Italia. Eccolo qui. Che uomo leggiadro. Che uomo leggiadro. Bellissimo. Salama! Lui va di Ippon, subito l'Ippon! Non va! Madonna mia! Presa aerea! Ecco punta! Wazari! Tatan! Madonna! Che stile! Wata! Mamma mia, Pasquale! Con quale Ippon! Bravissimo. Hanno detto e vai o sbaglio? È anche localizzato, signori. Mica a parte Ruggero, Milani, Pasquale, insomma. Attenzione, avanza alle semifinali. Arriveremo un momento dove non capiremo più niente. Naturalmente la difficoltà poi aumenta verso la finale, dove ci asfalteranno come se non ci fosse domani. Però non è un problema. Vediamo. Sì, sì. 4 contro 4, come sempre. Contro l'Olanda, Van der Waal. Milani, sempre la prima ad andare. E zata, aia. Che devo fare io?
Ah, ok, non ci riesce. Però finisce un po' l'energia. Zapam! Ma chi ha preso chi? Ippon! Facciamolo noi! Ehi, piano, biondo! Ah, abbiamo finito l'energia però, porco due. Yeah, oh, ma come fa a parà? Ma perché se para st'uomo? Sa-sa-san! Ah, sbagliatissimo. Però abbiamo finito l'energia. Che è successo? Solo mai io. Uè, uè, uè. Yeah. No, 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 l'energia, l'energia. No, no, non ce l'ho fatta. Quando finisce l'energia è difficile. Vabbè, ma senza energia dove va? Presa aerea. Attacco punta. Ai, almeno questo. E se ne va, 1-1. Palla al centro. Nessuno dei due ha più energie. No. Ma che co... Ma perché? Madonna. Ma questa è prognosi riservata. Ma che se fa così? Questa è cattiva, eh. Ruggero, attenzione a Van der Waal. No, e vabbè, ma questi partono subito così. Presa aerea. Tacco punta. Ci prova Ippon. Arco 2. Calcio nei maroni che non ha la signora. No, 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 no. Vabbè, ma le nostre energie sono nulle. Vai con la presa aerea. Chi mi ha preso? E niente, abbiamo perso 2-0. Massimo possiamo pareggiare. È tutto nelle mani del nostro Pasquale. Che uomo, che eleganza. Che occhiale. Contro Van Dijk. Van Dijk. Ossada. Guata. Yata. E niente. Vai di Ippon. Porco due. E fagli la presa del calabrone. Così. Ah. Vabbè va. Dagli una testata. Ossada. Nei maroni. Se ne va. Vai di Ippon. 2-1. Possiamo puntare solo al pareggio e poi andiamo ai supplementari, credo. Vandermeer. No, e niente, già. Oh, no. Così non ci si va. Stavo quasi per fare l'Ippon. Attenzione. Presa aerea. Ci riprova, finisce e se ne va. Ma che cazzo? Ma non è vero, ma ho vinto io. Che cazzo? Ma che... Cosa sta succedendo? E 2-2, va bene, grande Ruggero. Aia, il golden goal. Chiamano lui, il bomber. Dagli 11 metri. Tutto circonferenza contro Van der Waal. Chiunque ottenga un Ippon, Wazari per primo vince. Attenzione, questo è il golden goal. Ma si vede. No, 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 no. Maledizione. Attenzione, ci prova, no. Questa ci ribalta. Vai tu. Finito l'energia. Ma possiamo usare il bonus. No. No. Perché non ha usato il fottuto tasto. Ma vai a fnori. Ci possiamo giocare solo la medaglia di bronzo. Se non ci hanno squalificato per la tensione mostrata dal nostro team. Però dai, no, no, io non ci sto, c'è qualcosa che non quadra in questi giudici. Non mi hanno fatto attivare il tasto per fare il mega power. No, non, non va. Non va. Non va. Ce l'avevamo lì. Vabbè, va. Però no, la finale non l'ho digerita. La finale non l'ho digerita. La finale non l'ho proprio digerita. Non mi va giù il fatto che avevamo L1. Cioè l'ho cliccato, ma non è partito l'assalto di Pasquale. Lì avremmo vinto, perché lì l'avrebbe fatto in automatico il mega power.
Ma scusa, il Wasari non lo... Ma quando io clicco? Io non ho capito. Cioè, difesa, attacco. Dobbiamo cercare proprio di evitare tutto, credo, perché... la puttana. Oh, dobbiamo fare sempre ste figure di merda, però, eh. Ah. Chi ha piato chi? Chi ha piato chi? Ah, lei aveva piato noi. Vai, mo. Prova l'Ippon direttamente, ribaltamento, e se ne va. Grande, quindi Ippon funziona, quell'altro ne devi fare due. Ok, va bene. Ruggero Aguilar, si assomigliano tra l'altro le due, sono gemelle solo con i capelli diversi, quindi... Prova l'Ippon, prova l'Ippon. Per poco, ci stava riuscendo. Non va. Presa volante, il tacco punta. Di nuovo con l'Ippon, perché noi ci proviamo ma non va. E punta di nuovo. Non ho capito cosa è successo, ma vabbè, non ce la fa comunque, quindi fa poco a spiritoso. Ci prova, sulla mano, sulle mani. Voilà. Beh dai, almeno il bronzo l'abbiamo preso. Però signori, non mi ritengo soddisfatto, perché la finale è stata manovrata in un certo modo. Non ci è piaciuta questa cosa. Portiamo a casa un'altra medaglia, ma si poteva comunque fare meglio. Signori, io per quest'oggi direi di salutarci qui con questo episodio di il nostro mitico Pasquale alle Olimpiadi. Mi raccomando, come sempre, lasciate like e condividete. Vediamo poi gli altri. Vabbè, pian piano ci stanno rimanendo sempre meno sport. Però c'è l'arrampicata, la staffetta, il rugby. No, c'è anche 200 metri. No, no, continuate a suggerire. Beach volley, attenzione, il calcio, pallacanestro. E poi a ostacoli. Il baseball. Alla prossima, signori. Un saluto a tutti da quel tale Ale.